Buonasera, stasera parliamo dei rapporti tra architettura e salute e volevo solo dire che secondo alcuni esperti in alcuni paesi del mondo le persone passano più del 90% del tempo negli edifici, la loro vita si svolge negli edifici e alcuni studi indicano che le qualità estetiche dell'architettura hanno un impatto sul nostro umore, sul funzionamento cognitivo, sul comportamento e anche sulla salute. C'è una fronda, userei questo termine, dell'architettura che ha cercato di coniugare questi aspetti che legano la psicologia e la medicina all'architettura con un concetto, una teoria che si chiama salutogenica. Quindi è nato questo design salutogenico per cercare di rispondere a queste esigenze con un approccio transdisciplinare, dove architettura, psicologia e medicina cercano di incontrarsi, di fertilizzarsi. Il video che adesso vedremo insieme è di una lezioncina, 20 minuti, di Alan Dilani, che Alan Dilani è un esperto internazionale proprio sull'interazione tra design e salute e ha sviluppato questa teoria lavorando al Karolinska Institute di Svezia. Lui ha una doppia laurea, ha fatto un dottorato anche in public health e ha realizzato una serie di progetti e realizzazioni nel mondo e quindi ci parlerà di come un certo tipo di soprattutto design degli interni può avere un'influenza molto importante sulla salute. Faccio partire il video e dopo questo video daremo la parola al professor Botta. My name is Alan Dilani, I'm architect and public health scientist. I try to present my last 30 years of working within the universities, within the ministries, within the industry worldwide, discussing the impact of architecture, design, on health and well-being. I finished my study in Italy, actually, and I went to Faculty of Medicine, Public Health at Karolinska Institute in Stockholm. I did my PhD on the impact of building environment on health and well-being. And also I developed the theory of salutogenic design that has been worldwide actually accepted and implemented within ministries, within government, within university, etc. So we look the World Health Organization Ottawa Charter for Health Promotion in 86. Health is created and lived by people within the setting of their everyday life where they learn, work, play, and love. And also, health is created by caring for oneself and others, by being able to take decisions and have control over one's life circumstance, and by ensuring that the society one lives in create conditions that allow the realization of health by all its members. So this is a very important statement of World Health Organization. So Global Action Plan for World Health Organization is to reduce modifiable risk factor for non-communicable diseases and underlying social determinant through creation of health promoting environment. That is the latest statement of World Health Organization 2013. So very important, the rule of creating healthy environment. But what is the, according to a definition of World Health Organization, health state of complete physical, psychological, and social well-being, and not only absence of illness.
But this is definition. Health also depends on social determinant of health. We look for their individual's lifestyle factors, social and community network, living and working condition, and education, work environment, healthcare services, housing. All these play a role in order to be healthy, to create health. But health actually is a process. This is the theory of health that we have developed at Karolinska Institute. We consider health is a process and composed of psychosocial factor, lifestyle, emotion and experience, which lead to health and life. And equally, there is also other process, process of diseases, composed of the same psychosocial factor, lifestyle, emotion and experience, will lead to illness and death. And there is also biological factor between these two processes. So the state of the health, each of us, is the matter of balance between these two processes. So the exposure for the factor that drive us, the risk factor, bring us to sickness, and the exposure for wellness factor drive us for the health. I try through my lifestyle, walking every day 10 kilometers and don't smoke and do exercise and don't eat junk food. Through my lifestyle and also exposure for cultural issue and emotion, I try to be always here, state of well-being. So I am 64 years. I have never been hospitalized. I have never used any drug in my life, any medicine. And so I keep my health through my lifestyle and through psychosocial factor and emotion and experience. The thing is, it's important that medical science has focused too much here. We have developed 8,000 diagnoses, the causes of diseases. Medical science could be equal focus in this process. They could develop 8,000 wellness factors, what make people healthy, which is the problem that we have not, there is not a reality. So the architecture has tremendous impact environment to our emotion and experience and our lifestyle. Actually, determinant of our lifestyle is built environment, city planning, architecture, landscapes planning, all those stimuli, exposure through our daily life impact our emotion and experience. And people with strong emotion, they are also healthiest. So this is the health. So stress is the major causes of health problem in the society. And if we look the theory of stress, which has been developed by my previous chef at Karolinska Institute, Leonard Levy, Institute of Psychosocial Factor and Health and 70s, he mentioned the theory of stress is the originated by the quality of built environment, physical environment, city planning, that creates social organization, structure and function in our society that lead to psychosocial stimuli together with psychobiological program, which develop a mechanism that we call stress and later develop the precursors of diseases and finally to diseases itself. So you see also stress like health is a process. Is not happen in 1 second. It's happened through the interaction of the built environment. And also depend on our genetical factor, earlier environmental influences, etc. So this is the theory of stress. And sense of coherence in stress, so we have translate to architecture, how we build environment is comprehensible without being stressed in the built environment, wayfinding to find in the city. And even it's 100 stairs, but since design like this is very positive. So we can manage without being tired. But also meaningfulness, when we put the art and culture and green and daylight, all these design factors within the built environment is meaningfulness for our brain.
It is kind of rewarding for our brain. So these three components in the build of city planning in our home, in our workplace, in hospital, help us to strengthen our sense of coherence. And we have translated the theory of salutogenes in sense of coherence to environmental design factor, comprehensibility, wayfinding, color, nature, perception, landmark, pleasure, etc. And manageability to static, natural light, green environment, restoration, interior design, stimuli, ergonomic, and meaningfulness, positive distraction, music, art, path, culture, gym, all these design factor within the built environment is meaningful. It's kind of relaxation and rewarding for our brain. These three components, unfortunately, there is the gap between implementation of this design factor and application of design factor within this theory of salutogenes. Because when we design a kind of zoo, we need all kind of discipline to understand how animals socialize, how animals sleep, how animals eat, in order to design the most optimal environment for the animal. But unfortunately, when we design a complex building, we don't ask psychology, sociology, neuroscience, public health, medical doctor, designer, how interaction between built environment, people, works in the best way. And that is the dilemma. So recently, I worked with Ken Young and developed this design factor that related to psychosocial factor design that related to lifestyle, emotion, and experience, which promote health, but also those factors that related to comprehensibility, manageability, meaningfulness. So in this slide, you can see all these factors related to lifestyle, emotion, and experience that promote health, but also design factors that related to comprehensibility, manageability, and meaningfulness. So this I have implemented to the housing project in near Monaco, all the design factor. For the first time in the history, we have implemented all design factor that creates salutogenic design that promote health. What is salutogenic design? This is the entrance of the hospital. You can see the old fashion and lighting and so we have transferred to salutogenic design like this. The same environment we have transferred to salutogenic design. And that is the same corridor in the hospital in Qatar. Actually, we have transferred to salutogenic design like this. The same corridor, the same design. And again, school environment. You can see this is in Toronto, how place they eat student, but the same places we transfer to salutogenes. And that is affect our emotion, our experience, with lead that we feel good and reduce stress. So that is how the built environment affect our mental health, state of well-being through our emotion and experiences. So this with the same places with daylight and all that. So salutogenic design factor, it's many factors that we have identified. We have published many articles, and I can see some example, medical doctor that working 19 hours, how to bring them after surgery to the built environment that really promote their health. I have some factors, the restorative environment, natural light, all those factors that we can design that really help hospital environment, people feel good. That is example of those environment that have identified that promoting health, art, culture, and health. Pets stimulate emotional development for children. So we have done a lot of research in this area. And show also the use of art, the use of in hospital, daylight. This is a slide that I show many, even X-ray department have daylight. So this is, you can see this is X-ray department, we have daylight. So this is some successful hospital in the world that we have identified. I was privileged to work with Professor Paul Robertson, musician and psychologist.
in Europe, and in Karolinska Institute I bring psychologists, I bring musicians, I bring sociologists to discuss the impact of music on health. And also we have done actually a PhD on that, the impact of music on health. We use music on elderly and work, and music has been used actually in healthcare for many years. This is the pre-operation surgery and after, during the surgery and after surgery, we use music and the result is amazing. So these people from the surgery department, after each surgery, they play music. I want to just emphasize very quickly, actually, how these salutogenes and design factor that we apply for elderly is very important. We have applied this in Singapore, in Hong Kong, how to extend healthier. It's just actually through our lifestyle, we can extend our healthier. And this is very important. We could slow the process of aging by 7 years. This could reduce the aging related diseases by half. So this is very important how we can build an environment that have supportive for the people. Smoke, physical activity, social network, equality income, the built environment is the major aspect of health promotion. So this lady is 92 year and she's run the marathon. Two example of hospital that my theory has been applied in Senga in Australia, completely based on my theory, salutogenes, children hospital in Australia, you can see, is unique in the world, in a fish tank, 12 meter diameter, 2 floor high in emergency department. So this is the example that we give 5 Academy Award. And the other hospital, number one in the world, is Trondheim Hospital in Norway that has been transformed during 20 years to very sophisticated, simple, high salutogenic hospital with all those design factor dimension. When you come in the hospital, they have wellness center, knowledge center. When you go inside, you can see, you ask with your card, patient card, you can ask your state of the health. So you can see this is very important how the environment, this is wellness center in the hospital, the use of art in right in the center of hospital. This is also well integrated with the city structure. I show very very shortly this example to see the environment in hospital, how it could be salutogenes, and in this way promote people and patient recovery will be, time for recovery will be reduced, but also promote staff. So we use design like this that staff use the stairs instead of elevator. So this is some example I show that how transform the city of hospital. I work very much with government of Australia, and I have implemented this with all 4 or 5 government in Australia. I work, I did workshop and Congress with the health minister. I wrote a book to health minister, and I have modified the question for to be improved the healthcare in Australia. Healthcare, what are the causes of diseases, which is in Western world is like that. We have changed to health, what are the causes of health? And question, how to treat diseases, how to prevent diseases? So we have transformed to what contribute to good health, what make keeping good health easier. And this is a salutogenic health policy, and this is the pathogen health policy that many countries in the world is like that. So I work also with South African government, also how to change this actually, non-communicable diseases. Instead of building, we did many competition, but also competition for health promoting lifestyle center. Why we should have a clinic that treat only diseases? We need other clinic, we need other school actually, like obesity school. Health pilot, healthy society. What means that in medical science?
We have the curriculum that is old fashioned, is not compatible with the demand of our new society, with Google society. We must change the curriculum of medical science in order to deal with non-communicable diseases, lifestyle-related diseases. This is my advice to government in the world. I teach in 70 countries in the world with many health ministers yearly, and I visited 90 countries in the world. I discuss this issue, how through the quality of built environment, city planning, promote people health and well-being. And I am designing now this house with all design factor close to Monaco. It has put all design factor for first time to this green and transparency, etc. So I am now living in Menton. So I am exercising the salutogenic lifestyle and writing a book right now, Creating Healthy Society, with 13 people around the world, interdisciplinary. And we are right now working also to establish international master program on how creating healthy society. So next month, Cambridge publisher will publish our book with several medical doctors, psychologists, economists, sociologists, and architect, we discuss the foundation of healthy society. In medicine, in all discipline, we must deal interdisciplinary. And this is my advice to all medical universities to change the curriculum, to go broader aspect, to meet the demand of our society. That is different. And I wish with this short presentation, I give my message to you guys, and hopefully you have some benefit of this lecture. And with this, thank you for your attention, and hope to see you in presence soon. Thank you. Bene, in effetti lo vedremo fra poco di là, e qui credo dalle nostre parti ci sarà un forum a fine novembre che sarà organizzato dalla Fondazione IPSA e Città di Lugano, di cui magari nei prossimi incontri potremo anticipare qualcosa. Quindi avete avuto qualche elemento di questa nuova disciplina, nuova teoria di design salutogenico, che è ovviamente qualcosa di un po' diverso da quello che noi immaginiamo normalmente, anche dal punto di vista medico, perché molti medici sono completamente all'oscuro di questi aspetti, e proprio per questo abbiamo deciso di organizzare questo tipo di corso. Dilani, come altri esponenti di questa nuova disciplina, per magari cercare di vedere un po' più lontano, ha dovuto salire sulle spalle di giganti, e stasera abbiamo uno di questi giganti, professor Mario Botta, a cui cedo volentieri la parola. Va bene, grazie per l'invito a questo inizio di una avventura, la vostra. Vi faccio tanti auguri per questa nuova facoltà che praticamente questa sera ha attraverso delle conferenze, delle comunicazioni di esterni, ha l'avvio di una vera e propria facoltà di medicina o di biomedicina. Quando il professor Giovanni Pedrazzini mi ha chiesto di fare questo intervento, io ho accettato un po' inconsciamente, non sapevo bene dove andavo a parare, ma la stima che ho nei suoi confronti e l'iniziativa mi sembrava molto interessante da poter
anche ospitare alcune riflessioni degli architetti. Voi sapete che l'architettura è la disciplina che organizza lo spazio di vita dell'uomo, nei suoi aspetti domestici, con la casa, ma nei suoi aspetti più sociali, con la città. La città è l'insieme delle architetture, ma è anche l'insieme della storia della collettività. Noi attraverso lo spazio fisico leggiamo quello, gli eventi che ci sono stati, leggiamo il background che sta dietro non solo alla dinamica, ma appunto al lavoro che è fatto magari da generazioni e generazioni molto più vecchie della nostra che ci troviamo a dover vivere. Ecco, il mio approccio è quindi molto teso sull'aspetto reale, l'aspetto concreto. Io ho seguito con grande interesse queste nuove tendenze che hanno anche una nomenclatura nuova che ho già dimenticato, ma la imparerò poi nel tempo. Ma ovviamente io non ho né la pretesa né la capacità di poter teorizzare un nuovo rapporto fra la salute dell'uomo e lo spazio che ci è dato da vivere. Però noi come architetto ci occupiamo della qualità dello spazio. Allora la qualità dello spazio, nella qualità dello spazio ritroviamo tutti questi elementi che sono stati citati e per noi come dire, il territorio normale di lavoro. Mancherebbe poi che una buona qualità, una buona immagine, una buona estetica non risponda ai parametri non tecnici funzionali, ma ai parametri emozionali anche e di corretta percezione dello spazio e del ciclo solare che viviamo e che quindi ci mette in rapporto con la natura e quindi con la vita. Io però stasera vi parlerò da un punto di vista tutto architettonico, quindi quegli argomenti che abbiamo visto li troverete in diagonale, ma ho pensato di ridurre il problema così vasto del rapporto fra l'uomo e l'ambiente con degli esempi che toccano il fatto architettonico e che toccano la creatività architettonica. Perché un altro dato mi sembra che si possa essere considerato anche generale della mia generazione, quindi della nostra generazione, è che siamo un po' tutti scontenti dello spazio così come ci è dato da vivere, come noi lo abbiamo ereditato. Non a caso anche il professore, più che esempi, ha fatto continue correzioni. Noi per migliorare lo spazio, diceva, abbiamo fatto questi interventi. E allora a me sembra un po' strano che una società così tecnicamente avanzata, così evoluta, così civilizzata, debba prima sbagliare legalmente, burocraticamente, e poi dopo arrivare ad accorgersi degli errori e trovare delle teorie per correggere questi errori. Prima delle correzioni e del riuso bisognerebbe già far bene. E questo far bene fa parte di una disciplina strutturale, non di una seconda fase di correzione, come noi purtroppo nei nostri tempi stiamo facendo. Allora, per far questo ho portato una serie di esempi e mi scuso, ma non è, come dire, per presunzione, ma di esempi che ho praticato. Quindi per dire che anche affrontando dei
dei temi, delle tipologie singole, si può lavorare per il bene comune. E bene comune comporta il bene singolo prima dell'utente diretto, del cittadino. E quindi vi mostrerò una serie di lavori fatti, in particolare qualche anno fa, quando ero più giovane, sul tema della casa, dell'abitare. E poi invece in una seconda fase un salto totalmente diverso, tutto, come dire, mentale, teorico, tutto da discutere, magari da correggere, magari anche da contestare, di cui però sono stato testimone diretto quando ero ancora studente a Venezia. È stato dato un progetto per il nuovo nosocomio degli ospedali riuniti a Venezia a Le Corbusier, ed è il suo ultimo progetto, un progetto per me messianico, un progetto che tratta la città in un determinato modo e che rovescia i parametri e le consuetudini anche del lavoro che noi abbiamo fatto e che stiamo facendo, ponendo proprio nella figura tipologica dell'ospedale il problema dell'ammalato, dell'uomo, di fronte alla malattia, e di fronte alla malattia che magari lo può portare anche alla morte, con delle suggestioni molto interessanti, talmente interessanti che non sono stati possibili da applicare. Il progetto è stato un fallimento della cultura architettonica e della cultura sanitaria negli anni 60, ma resta come un valore utopico straordinario. Ecco, allora cominciamo queste carrellate, poi se vedo che vado un po' per le lunghe mi fermo sui primi esempi, che sono esempi di alcuni miei lavori, e passo alla parte forse più tematica e forse più anche interessante da discutere dopo di questo progetto straordinario di Le Corbusier. Questo è un omaggio a Le Corbusier, una cellule. Le Corbusier chiamava la cellule l'unità abitativa, di cui poi moltiplicata lui ha fatto ad esempio a Marsiglia l'unité d'habitation, dove su diversi piani, su tre livelli preferibilmente, poi dopo nella realtà i livelli sono due, ma preferibilmente su tre livelli lavorava dentro a delle lame chiuse in modo che potessero poi moltiplicarsi ai lati, sul problema dell'habitat, cercando di distinguere le parti giorno rispetto alle parti notte, ma anche di dando all'utente degli spazi a doppia altezza o a tripla altezza, in modo da ritrovare quella dimensione che oggi purtroppo il mercato della casa, il mercato di edilizio, non può offrire. Questo è un piccolo esempio fatto come un omaggio a Le Corbusier nel 1965, io ero ancora studente, e abbiamo realizzato questa cellula stabio come una, interpretando l'esigenza di una casa unifamiliare. Questa è una seconda dove l'omaggio questa volta andava a Louis Kahn, che avevo ho avuto la fortuna di incontrare, ed è una casa a Cadenazzo, ma come vedete si insiste sulla tripla altezza per far abitare anche una sola famiglia. Sono case molto modeste, tutti e due esempi, e che però hanno nella qualità dello spazio la vera ragione d'essere, così limitate nell'uso del territorio, ma anche nell'uso
di uno spazio, quindi case modeste, diciamo di un ceto medio, questa era la casa di un politico, Fulvio Caccia, e quella precedente la casa di un ingegnere. Questa è forse la casa più estrema invece che ho realizzato per una famiglia a Riva San Vitale, in una situazione di un bosco, dove vedete i diversi livelli sono disegnati, si sviluppa addirittura su 5 livelli abitativi, si accede dall'alto, vedete in basso la sezione, attraverso una passerella, e quindi non si entra attraverso una porta, si entra attraverso un paesaggio, un percorso. Dall'altra parte si trova a Rio San Vitale, dall'altra parte del lago c'è la bella chiesa neoclassica di Melano, e quindi quella, la chiesetta come elemento di riferimento, con il lago come un vuoto orizzontale che fa da transito fra le due, fra i due versanti della valle. Cioè, vedete quindi che pur all'interno di temi ridotti, questa è la casa addirittura di un artista, che poi è stato anche direttore della scuola d'arte qui in Ticino. Anche all'interno di un tema ridotto è possibile trovare argomenti che facciano dell'abitante, del fruitore, del cittadino, una serie di conquiste rispetto che cosa? Rispetto all'abitare. Abitare porta con sé, ancora oggi, forse più di ieri, l'idea del rifugio. Quando noi siamo stanchi, siamo stufi, ancora adesso diciamo vado a casa. La casa è rimasta nel subconscio dell'uomo come l'elemento finale per il recupero di una energia da spendere poi nel giorno successivo. La casa come momento di pausa, ma anche come momento d'incontro con la collettività. Non si può abitare da soli, si abita in un contesto, in un villaggio, in un quartiere, in una città, e quindi l'abitare porta con sé una serie di valori che vanno al di là della risposta tecnica funzionale, al di là del soggiorno, della camera, della sala da giochi e questi elementi. E questo si fa sempre più urgente e sempre più prezioso proprio di fronte alla società dei consumi, dove tutto sembra fatto per essere consumato. Quando io vado a casa sono io il protagonista, è il mio territorio che diventa il mio mondo. Sento il ciclo solare, le 24 ore, sento il mattino, sento la sera, sento che il tempo di vita che mi è dato al mio corpo è di 24 ore, sento le stagioni, sento i riti e i miti della collettività, il giorno di festa, le campane che suonano, le feste delle cittadine. Cioè abitare porta con sé un microcosmo del mondo, e la casa, con coscienza o senza coscienza, ne è testimone. La casa è un elemento molto importante, è come un ritorno all'utero materno, a qualcosa di dove si sente l'origine della vita. E ritroviamo noi stessi con i nostri difetti, con le nostre voglie, i nostri desideri, e anche con, come dire, la scioltezza di essere almeno qualche ora al giorno un po' soli. Oh, vedete, questa era una
una piccola casa che è diventata, come dire, un trampolino per leggere il territorio. Si deve passare oltre la casa stessa per sentire il generoso, il Monte Generoso sull'altra parte. E poi l'idea anche della difesa, questa è una sorta, parla anche di una torre, di una fortezza. La casa è anche soprattutto protezione, non solo mentale, anche fisica, la protezione delle intemperie, quando piove, quando nevica, quando c'è vento. La casa deve offrire tutto questo, e oggi invece la casa viene venduta a metri quadrati, come se fosse un vestito, come se fosse una superficie. È triste vedere vendute le case a metri quadrati. E la casa è una presa di possesso di un territorio, non può essere ridotta a una superficie. Un altro esempio, sempre di queste case modeste, è questa casetta a Ligornetto, casa per un giovane oggi professore di liceo, a quel momento era ancora studente di germanistica in Germania, io ero amico della sua famiglia a Genestrerio, sono andato a Ligornetto e abbiamo costruito questa casa. Curioso, una casa semplice, la vedete in assonometria sulla serie di spaccati, ed è una casa che offre praticamente una sola apertura, quella verso il villaggio. Questa sola apertura indica a piano terra, al piano del giardino dove si entra, quella del primo piano una terrazza del soggiorno e quella del secondo piano la terrazza di un altro piano con la parte notte. E tutto è dentro in questo microcosmo di un volume di muratura che si apre verso l'orizzonte, verso il villaggio, che è un orientamento interessante verso ovest. E verso l'altra facciata è completamente chiusa, solo un taglio verso la campagna. Cioè questo cambiamento anche di scala, una scala verso il villaggio dove tu trovi una collettività e l'altro invece dove soggiornano anche gli animali, le finestrine che vedete in alto, le abbiamo fatto, ve lo dico, un po' come una scommessa, non ci credevano i proprietari, ma no, ma facciamo anche una casetta per gli uccelli, verranno e lì dietro voi siete, avete la camera, quindi avete la visita con un piccolo vetro, avete la visita degli uccellini che vengono a trovarvi intanto che voi vi svegliate al mattino. Cioè sono elementi di una grandissima semplicità, ma che portano però in sé, e voi lo capirete, dei temi fondamentali. Quando ho detto questa casa sui tre livelli, questa casa sui tre livelli, ne vedremo anche altre, era un po' una mia passione, un mio ragionamento e una mia scommessa, che la casa doveva anche sottolineare per le ragioni anche minime e quando era possibile, tre condizioni diverse, tre diritti abitativi diversi. Una casa deve avere rapporto col terreno, in questo caso il giardino, si entra. Il piano terra, quasi tutti i piano terra di queste case e delle qualcun'altra che vedremo ancora, non sono abitate. È uno spazio di transizione tra
all'esterno, tra la città, spazio di mediazione, si entra un porticato, un giardino, è solo l'ingresso. Poi al primo piano la parte giorno, con sopraelevata, con un rapporto invece visivo con la campagna. E la terza, il terzo livello, quello della parte notte, invece quasi sempre con un rapporto diretto verso il cielo, per cogliere la luna, le stelle, per sentire i cambiamenti del giorno e della notte. Cioè, questi sono tre momenti dell'abitare che in quel momento storico, parlo degli anni 70, degli anni 80, era uno sforzo che l'architetto esercitava rispetto anche al cliente, per nella convinzione che nella casa ci fossero dei diritti abitativi espressi anche dalla condizione dell'abitare. Heidegger diceva che l'uomo abita quando ha la capacità di orientarsi all'interno di uno spazio. Credo che è un'osservazione molto bella, altrimenti non si abita. Quando ha la capacità di orientarsi, cosa vuol dire? Vuol dire conoscere dove sei, conoscere dov'è il nord, dov'è il meridione, dov'è il ponente, dove si leva il sole, conoscere l'altitudine nella quale tu ti trovi. Conoscere, insomma, la condizione del vivere, mettere il tuo corpo in sincronia con lo spazio e con l'ambiente che ti sta attorno. Ecco, sono tutte cose, diciamo, gratuite. Per adesso, per ancora adesso, non è tassata. Non c'è tassa di orientamento. E io credo che, invece, se ordinate bene all'interno dell'habitat, anche queste case modeste, case che erano costate 200-250 mila franchi negli anni 80, ma comunque fatte pure, non sono case di ricchi, però se fatte con consapevolezza, ad esempio anche la rigatura, il mattone costa lo stesso, ma se lo facciamo a segni orizzontali, segna anche il lavoro che è stato fatto. Sono case costruite da muratori, il lavoro della giornata, che è una scoperta dell'architettura romanica, cambiavano il colore delle pietre anche perché o venivano a lotti o venivano scavate in un certo momento, ma soprattutto perché parlava del lavoro manuale, della capacità di dare una orizzontalità con anche dei colori diversi. Quindi anche il lavoro dell'operaio è una parte importante da tenere presente. Oggi purtroppo la casa viene comperata su catalogo, indifferente, che risulta indifferente al contesto. Io compro una casa più ricca, magari con la piscina, più grande, più bella, perché l'ho vista pubblicata, ma è un modo di fare che privilegia solo il prodotto, il consumo, ancora una volta. Voglio finire questa rassegna con, vedete, le passo in fretta, sono tutte case così a tre piani, con sempre o quasi sempre l'apertura verso il cielo. Poi non sempre è possibile. Questa è una casa qui a Massagno. La casa rotonda è anche questa, una cosa curiosa, è come un volto, una maschera
una maschera dentro la pianura della campagna d'Orna, Stabio. È una campagna, vedete, che è totalmente libera al piano terra, solo i depositi della legna o delle biciclette, il piano giorno che poi si innalza e diventa piano notte con l'apertura ancora una volta verso il cielo. Ed è dentro questa maschera che è l'involucro di protezione. Basta, adesso voglio passare al progetto di Le Corbusier. Il progetto di Le Corbusier, vado un po' in fretta così, nasce nel 1964, quando gli ospedali riuniti di Venezia chiedono, dopo che ci sono stati 3 o 4 concorsi che non hanno dato buon esito, chiedono alle Corbusier di costruire un nuovo nosocomio, un nuovo ospedale in una zona molto interessante, all'ingresso a Canareggio, all'ingresso dal ponte translagunare sulla sinistra, quindi che è possibile anche vederlo al momento dell'ingresso in città. Le Corbusier scrive una lettera d'accettazione che è commovente. Dice: accetto questo mio ultimo progetto. Lui muore l'anno dopo, nel 65, questo ultimo progetto per amore della vostra città, e perché il tema di un ospedale presenta il tema dell'uomo, del cittadino, a confronto con la sua condizione terminale. E su questo progetto, molto colto, molto perfino troppo astratto, si possono fare tanti ragionamenti che credo che voi avete forse la capacità e la forza e la competenza di fare più di quanto noi architetti possiamo fare. Ed è un progetto radicale, perché sostanzialmente Le Corbusier porta il problema dell'ospedale a due condizioni radicali. Dice: l'ospedale deve diventare una parte della città, non un oggetto nella città. L'ospedale deve diventare una parte della città, come lo è il teatro, come lo è la chiesa, come lo è il museo. È un'istituzione viva che deve dialogare in permanenza. Permanenza vuol dire non solo attraverso l'ammalato, ma attraverso la grande macchina di cura che voi come studenti di medicina certamente avrete immaginato. E partendo quindi dalla città da un lato e dalla misura dell'uomo dall'altra, fa questo progetto che è lì ancora oggi, emblematico. È un progetto che ci interroga e che pone appunto il problema della cura dell'ammalato, partendo proprio dalla città. Questa è la carta di Jacopo De Barbari, la prima carta prospettica del 1500, datata 1500, Jacopo De Barbari. Ah, scusate. Oh. Eccola qua, mi scuso. C'è magari un po' d'acqua, forse su in cima, un po' la gola secca. Vabbè, intanto
Dicevo, questa è un'immagine che ha convinto Le Corbusier, stanco, vecchio, amareggiato, ad accettare il mandato. Il professor Giuseppe Mazzariol, che ha fatto da intermediario tra gli ospedali riuniti e Le Corbusier a Parigi, è partito con questa carta nella convinzione che dice: no, ma di fronte a una carta così Le Corbusier non può non accettare il mandato. E gli porta questa carta, che è una che da già 1500 è già la Venezia integra, completa, e gli dice: guardi che lassù in cima, dove c'è adesso il ponte translagunare, abbiamo questo vecchio macello ottocentesco, un'area che doveva essere dismessa e destinata a questo nuovo progetto. E Corbusier non resiste alla lusinga di confrontarsi con la città e comincia, qui lo vediamo a Venezia con il professor Mazzariol e il direttore degli ospedali sulla laguna per fare un giro. Ah, scusate, questa era la seconda. Qui sono in parallelo, io le vedo tutti e due, non so cosa vedete voi. Ancora la visita di Le Corbusier con questi protagonisti della sua chiamata, la passeggiata lagunare e la zona, grazie Albino, e la zona dell'impianto planimetrico, che è la zona di Canareggio. Scusate, ma volevo solo dirle che sono passati quasi 40 minuti. Allora finiamo. Perché vorremmo lasciare anche un po' di spazio a chi vuole. Ancora 5-10 minuti. Sì. Allora, dicevo, la zona di Canareggio, che qui vedete dalla laguna, la lettera di Le Corbusier al presidente Ottolenghi, uno dei primi schizzi degli studi fatti negli anni 30 sui monumenti veneziani, quindi una vecchia conoscenza, e qui i primi idee di Le Corbusier, tre molto semplici, degli schizzi che dicono poco se non interpretati, però vedete, lancia come una palafitta e mette dei corpi sopraelevati sopra l'acqua, poi moltiplica le cellule nelle unità di cura, traccia poi le collega sempre sospese sopra l'acqua con un'aggregazione possibile che poi varierà dei diversi scusi. Qui noi che lavoriamo sui modelli che Corbusier fa, e qui vedete già il risultato praticamente finale. Ha fatto diverse versioni, ma sostanzialmente che cosa fa Le Corbusier? Invece di fare un ospedale come allora si usava, c'erano due tipologie molto diverse tra di loro, la tipologia ottocentesca dei padiglioni oppure la tipologia più moderna con la torre dei letti e la lastra delle terapie. Sostanzialmente erano queste due. Venezia si aspettava qualcosa del genere, Corbusier invece arriva con un pezzo di città,
traccia un disegno dove su tre piani diversi si muove la gente sotto, c'è un piano di collegamento meccanico sopra e sopra ancora ci sono le degenze su tutta la superficie del tetto, dell'ultimo piano. Ed è, qui vediamo nello schema, ma qui vediamo ancora il piano terra con l'acqua che entra dentro, vedete il giallo, l'azzurro è l'acqua, gli altri sono i camminamenti, le zone di cura in rosso, i depositi, insomma vedete è una parte di città e sopra questa città gli schemi di queste cellule che si moltiplicano attorno ai collegamenti verticali e che possono poi tecnicamente nel piano inferiore fare un collegamento molto rapido attraverso un movimento di un solo piano. E il tetto naturalmente poi diventa anch'esso come un giardino e qui un po' più in dettaglio l'unità di cura, la chiamava, con il piano terra libero, dove si arriva anche con la gondola, il piano delle terapie, sala operatoria, e le unité de bâtisse, li chiamava, unità di cura con la cellule, questa cellula in alto, dove lui teorizza che l'uomo dovrebbe stare in questa cellule o a un solo letto, con un minimo di servizi attorno, e poi delle pareti mobili per entrare nei corridoi. Questa cellule è stata l'elemento che ha fatto gridare alla conquista molta cultura, non solo sanitaria, ma in generale, perché riporta l'uomo nel momento del dolore con se stesso ed è stata anche quella che ha affossato questo progetto, perché dicevo prima raccontando il ministro Mariotti, che non sapeva come uscirne dalle polemiche, aveva fatto un gruppo di lavoro chiamando i cosiddetti saggi, che hanno fatto un rapporto di 200 pagine dicendo che era un progetto straordinario, ma che nella cultura italiana non andava bene, perché dalla loro esperienza l'uomo isolato nella camera non è vero che guariva o moriva meglio. Per loro dovevano essere camere a quattro letti. E prendendo un po' di sorpresa tutti, che dicevano: ma perché non facciamo le letto, se troppo isolato non facciamo a due letti, no, quattro letti, perché l'italiano gioca a carte. Ecco, allora vedete che anche il più geniale dei creativi può, come dire, essere smentito dalla banalizzazione, dalla furbizia un po' sciocca, anche così, di strapaese. Ecco, io ho finito. Restiamo qua. Bene, ci siamo veramente interessati a questa bellissima presentazione, che in realtà ho visto che implicitamente ha già molti elementi del design salutogenico. Adesso si parla di cronobioma e lei aveva già anticipato quest'idea del cronobioma, cioè l'uomo che deve
deve avere tutta una serie di segnali del tempo che sta scorrendo. Ora, visto che il professor Maino, mentre parlava Mario Botta, prendeva moltissimi appunti, quindi gli voglio subito cedere la parola, perché immagino che si sia organizzato un pensiero importante. No, direi che forse la maniera più interessante di continuare queste due presentazioni estremamente interessanti, in particolare la seconda che abbiamo qui il professor Botta, è di prendere qualche spunto e di rilanciarcelo tra di noi, essenzialmente con lui, perché è tempo prezioso che ci dà. Ci sono molti spunti che mi hanno colpito in relazione anche a quello che è il mio mestiere di chirurgo, che opera, ma il chirurgo molto tempo sta con i pazienti, li vede nel piano, li vede in consultazione. E una cosa che mi ha particolarmente colpito della prima parte della sua presentazione è che ogni casa ha un nome, è fatta per una persona. Un parallelo che ho trovato decisamente importante col fatto che per noi un paziente non è una malattia ma è una storia, e ho trovato interessante questo fatto che lei costruiva delle case per delle persone, come noi facciamo delle cure per degli individui e quindi adattati. Mi ha colpito molto il suo riallaccio alle Corbusier. Le sue case non sono grandi, non sono fastose, sono delle case che presuppongono l'integrazione con un di fuori che rappresenta il bene comune, e devono continuamente interfacciarsi con questo bene comune per avere il loro senso. Mi ricordavo una storia che per me è stata nucleare, fondamentale, col mio figlio che è lì. Eravamo a Venezia e lui soffriva del fatto che la casa nella quale eravamo a Venezia fosse piccola, e era un momento in cui lui soffriva, io mi occupavo di lui, e diceva: Andrea, guarda che non devi viverla così, la casa nella quale vivi a Venezia è la tua stanza, e è Venezia che è la tua casa, e devi viverla in questa maniera qui. E quest'idea che mi ha riportato immediatamente a questo concetto, che le sue case sono delle case che devono essere vissute un po' come stanza, perché la casa è fuori, ma anche c'è una casa nella quale io divento padrone del fatto di ricostruirmi, di rigenerarmi. È un posto dove non mi chiudo via, mi ripreparo, mi reintegro, e questo mi riallaccia al concetto di cura. Cioè, l'ospedale deve essere il posto nel quale io vado per riuscirne diverso, per riuscirne meglio. E da lì mi sono riattaccato, prima che lei parlasse di Le Corbusier, che è stato l'elemento, mi spiace che sia finito troppo in fretta, quindi magari gli ridò la parola sul progetto di Le Corbusier, ma riprende qualche cosa a cui ho pensato molto come capo dipartimento e come responsabile della chirurgia dell'ospedale civico di Lugano, che è un ospedale infelice. Lo conoscete? Chi di voi, alzate la mano, chi di voi è stato all'ospedale civico dentro? Meraviglia, siamo stati quasi tutti. Non è un posto dove ti fa piacere essere. Cosa manca all'ospedale civico per essere il posto in cui fa bene essere, sei contenti di essere? E secondo me mancano tre o quattro cose che ho notato, delle quali volevo sentire un po' parlare lei. Ma forse quella che manca di più è questo dialogo tra la città e l'ospedale. È un ospedale che non accoglie la città. È bellissimo vedere quest'idea che l'ospedale, per essere un posto che ha senso, è un posto che la città deve sentire come suo e nel quale deve entrare con anche dell'arte. Per esempio, perché non avere i concerti all'ospedale? Nell'ospedale dove venivo prima, a Ginevra, c'era una sala dove si facevano i concerti e una sala dove la città entrava la domenica mattina per ascoltare musica, per vedere del teatro, per vedere dei quadri che sono appesi, per ogni tanto mangiare, perché la settimana del gusto, e allora l'ospedale invitava la città a mangiare nel suo ospedale. Questo è una cosa che non c'è ancora come architettura, ma pensandoci, vedendolo ogni giorno, è una cosa che non siamo lontani dall'avere se volessimo.
ci manca un po' il coraggio di volerla, ma è una cosa che secondo me si può portare e che non chiede molti soldi, non chiede molta, chiede soprattutto una volontà della città e dell'ospedale di dialogare tra di loro. Quindi vorrei sentirla un po' di più. Lei ha già detto molto e ha toccato il problema del rapporto di queste grandi macchine, perché l'ospedale oramai è una macchina, con la città, che la tendenza, diciamo così, tecnologica è quella di separarle ancora di più, e invece la tendenza, chiamiamolo così, urbanistica o umanistica, sarebbe più appropriato, è quella di, come abbiamo visto nelle sperimentazioni, portare la musica, portare i colori, portare l'arte. Lei conoscerà meglio di me Oslo, dove si è portato il tram. Il tram entra nell'ospedale, si chiama ospedale, c'è la galleria dell'ospedale con i ristoranti, con... è chiaro che questa struttura nata per curare da su un iter storico molto complesso e che ha visto le guerre, porti ancora dei segni di isolamento. C'è il segno, c'è tutto una... c'è il lazaretto. Il lazaretto. L'ospedale erano... lontano dalla città, perché io non voglio... Basaglia, i manicomi. Basaglia, qui non so se tutti sappiano chi è Basaglia, perché credo che pochissimi sappiano. Alzate le mani quelli che sono stati al civico e poi chissà chi è Basaglia. Vede, sono molti meno. La Basaglia era la cura della... Basaglia era il ministro della salute a un certo punto, della psichiatra, che aveva deciso di smettere di segregare i malati di mente, e aveva aperto i manicomi in una maniera un po' brusca. A un certo punto c'erano stati dei problemi, ma qualche cosa che tra l'altro è ripreso molto bene in un film bellissimo che vi consiglio, che si chiama La meglio gioventù, che racconta di questo, di questa apertura, finché vale veramente la pena di vedere. Quindi il problema di integrare queste grandi, io ho chiamato macchine, come strutture di ricerca e di cura, perché oramai i due aspetti si incontrano, e farle diventare una parte della città è un bisogno anche della città. La città è lo spazio collettivo per antonomasia, è lo spazio di ricerca per antonomasia, è lo spazio di preghiera per antonomasia, lo spazio del bisogno di andare oltre il finito all'interno delle mura. Le città del mondo hanno una realtà molto semplice, tutte le città del mondo, in orografie molto diverse, molto complesse, ma tutte le città hanno un centro e un limite. Dentro questo centro, che può essere una volta sanitario, l'altra volta religioso, l'altra volta civile, è un limite. Perché il limite all'interno della città si hanno certi diritti. Io ho il diritto cittadino, fuori c'è il barbaro, c'è l'estraneo, c'è il limite, è qualcosa di salubre molto importante, perché porta una consapevolezza di una indirettamente di una comunità. Poi volevo dirle un'altra cosa che mi ha molto impressionato recentemente. Ero a un convegno sulla creatività ai Lincei a Roma, e prima di me parlava con un ordine, io sono arrivato all'ultimo momento, parlava il professor Rizzolatti, neuroscienziato. E allora ha detto, ma mi interessa cosa racconta, ha scoperto i neuroni a specchio. Ebbene, lui ha preso l'architettura per dimostrare la logica dei neuroni a specchio.
cioè per dimostrare come i neuroni a specchio reagiscono all'interno del cervello, ha detto: ma per esempio, quando voi attraversate Piazza del Campo a Siena, è una piazza, e sentite una particolare empatia con l'altra parte della piazza che voi non conoscete, ma avete la voglia di andare dall'altra parte. Ecco, i neuroni specchio, adesso io ho semplificato e spero che Rizzolatti mi perdoni, ma ha questa, per dire come anche la medicina e lo spazio hanno dei termini, dei comportamenti analoghi, e che si tratta solo di vederli, ma il difficile, sa qual è? È di vederli non in astratto, di vederli nella condizione locale di oggi, perché noi oggi agiamo in maniera totalmente diversa di 2 anni fa, non di 10 anni fa. Il Covid ci ha cambiato totalmente il nostro modo di fruire lo spazio, di fruire l'essere assieme, e quindi l'architettura deve fare questo sforzo, l'organizzazione dello spazio, di trovare i valori all'interno della cultura del proprio tempo, che è molto spesso una cultura di esclusione. Ci sono delle cose che la società dei consumi non voleva, se non era era una società per consumare, non per produrre. Chi produce è guardato con sospetto. Professor Botta, una domanda che le volevo fare: perché aveva messo un cerchio di tigli sulla cattedrale di Évry? per far volare gli alberi, come ho messo degli alberi, come una corona di alberi, un'aureola di alberi, per sentire il vento e per sentire gli uccelli, e per chi crede, per sentire gli angeli che di tanto in tanto arrivano sopra. È una forma di reazione al tetto tagliato piatto del moderno, che mi sembra sciocco. Cioè, i tetti sono sempre stati, le architetture sono sempre state forti perché quando toccavano terra mostravano lo zoccolo e toccavano un elemento che doveva lavorare a gravità, e sono sempre stati oltre le mura con un finale verso il cielo. Il moderno li taglia giù in un modo come se fossero dei salami. Ecco, terminare una cattedrale mi sembrava giusto dargli un significato di cariatidi, di, ecco, erano le cariatidi vegetali. Perfetto. Tra l'altro, la presenza del verde, come noi amiamo circondarci di verde nelle nostre abitazioni, qualcuno ha anche sposato questa teoria di mettere molto verde negli ospedali. Ad esempio, il nuovo ospedale di Mestre, progettato da Bruno Ambaz, è una giungla in pratica. E noi avremo poi la prossima puntata, cioè fra 2 settimane, parleremo di come la visione del verde influenza il nostro cervello e dà quel senso di rilassamento, di well-being. E quindi anche questo elemento forse negli ospedali andrebbe considerato. Non so se l'ospedale regionale cantonale di Lugano ha un po' del verde. No, ne ha troppo poco. Potrebbe essere preso come controesempio di quel che ci vorrebbe, ma non si è lontani dal poter fare qualcosa di bello con un po' di volontà, un po' di coraggio, e credo che siamo entrati in una nuova epoca su questo. Io per esempio ho desiderato, non so se ha visto la mensa, ho desiderato e avrei addirittura sovvenzionato la costruzione di un giardino zen all'interno, dove c'è adesso della brutta ghiaia, sarebbe qualcosa, ma è molto minerale un giardino zen. Il verde sì, e si può benissimo mettere del verde, non tanto come colore, ma proprio come natura che cresce. Che verde è qualche al vantaggio che vive le stagioni. Sì. E quindi è una roba viva il verde, non è un colore. Lei ha messo degli alberi decidui sul tetto. A Locarno c'è un chiostro bellissimo. Ecco. Sì. A Locarno c'è un bel chiostro. Quello che ha di veramente bello il civico è il paesaggio, la vista.
quella è qualche cosa su cui si può capitalizzare, e certamente, cioè è altro rispetto all'ospedale, dice. Esatto, non si vede l'ospedale dall'ospedale non sì. si vede l'ospedale, e poi c'è una delle viste più belle del mondo, e i pazienti te lo raccontano, i pazienti soprattutto quando fatto cominci... anch'io la sua guardare giù, sì. È un piacere. È un piacere, ma che non è capitalizzato. Il non è... bisogno di conoscere la città, ad esempio. Perché si va in alto e si guarda? Inconsciamente uno vuole capire dov'è il lago, dov'è la collina. Era un altro tema che ho notato in rosso. Orientarsi. Era la parola chiave. Heidegger lei... lo dice, eh? Heidegger, io l'ho rubato da Heidegger. Ha detto tante cose Heidegger, quindi si può rubare quel che si vuole. Ha fatto questa osservazione che l'uomo abita quando ha la capacità di orientarsi, che io credo molto preciso. Quello è uno degli elementi che trovavo invece mancassero o forse non fossero sottolineati tanto nella prima presentazione, cioè per vivere uno spazio nella maniera più armoniosa devi capire come è fatto e a cosa serve immediatamente, e non so se voglia sviluppare un po' questi sì. Ecco, no, io devo solo dirvi una cosa, ho l'ingrato compito di tenere dei tempi, perché il professor Pedrazzini mi diceva dobbiamo chiudere alle 19:30, se non è così andiamo avanti, no se non è così andiamo avanti, però non di tantissimo, ecco, quindi prego. No, ma quello che lei dice è implicito, che negli esempi che io ho fatto non ho risposto se non in maniera infinitesimale alle domande, ma il problema dell'orientamento è fondamentale. Noi sentiamo un po' grossolanamente nord, la esponiamo a sud perché c'è il sole, ma che è una interpretazione molto banale. In realtà, come dire, noi viviamo perché il ciclo solare è la base della vita giornaliera, e nelle diverse stagioni la roba è una meravigliosa. Io in una piccola cappella in cima alla Valle Maggia ho fatto che il tetto di vetro diventi un orologio solare, per cui c'è una luce diversa 365 giorni all'anno, gratuito ancora, non l'hanno tassato neanche quello, quindi ma sono tutti argomenti che, come dire, sono alla base dell'architettura. Cioè noi non si può, con la nostra facoltà Mendrise, abbiamo cercato di spingere, ma è infinito il lavoro da fare su riportare questa centralità dell'uomo, questa visione umanistica, rispetto all'organizzazione dello spazio. Bene, allora io inviterò il professor Maino a venire anche la lezione sull'ambiente naturale. Penso che Giovanni Pedrazzini sia d'accordo, visto che ha potuto parlare poco stasera, di averlo con noi quando parleremo dell'ambiente naturale come influenza la psiche. Ovviamente il tempo è sempre tiranno, potremmo stare tutta la serata e sarebbe meraviglioso, ma abbiamo questo, anche noi, un limite che ci viene imposto, quindi io ringrazierei Mario Botta per questa splendida presentazione sua testimonianza. Ringrazio il professor Maino e chiedo di ritornare. E alla prossima.